Un saluto a tutti, oggi recensione di questa cassa Bluetooth prodotta dalla JBL e che prende il nome di Go. Allora, come vediamo, la parte superiore è gommata e presenta 5 tasti fisici: l'accensione, il Bluetooth, il volume meno, il volume più e per rispondere alle chiamate. Sul lato troviamo due fori per mettere un gancio e dall'altro lato troviamo l'ingresso AUX e l'ingresso micro USB. La cassa ha una durata di batteria di 5 ore e per caricarla ci vogliono solo 2 ore. La potenza è 3 watt dichiarati, ma si sente abbastanza bene nonostante il basso wattaggio. Le dimensioni sono 8x7 x 3 cm con 130 grammi di peso. Come vedete, la superficie sopra è molto bella al tatto, però non so se si vede nel video, ma lascia le impronte facilmente, cosa che non avviene ovviamente sulla parte metallica, quella dietro. Andiamo ad accenderla. All'accensione ci mostra un LED blu che quando è ricarica diventa rosso. Andiamo a collegarlo al nostro telefono tenendo premuto il tasto Bluetooth. Vedete, lampeggerà. E andiamo a configurare il nostro telefono. Ecco qua, configurato in tempo brevissimo. Adesso andiamo a sentire sia come funziona in chiamata che con una canzone. Come vedete è un audio molto buono nonostante i soli 3 watt. Adesso proviamo a fare una chiamata al centro team. Benvenuto nel servizio cliente team. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita. Segui Super Giga Music e ascolti tutte le... Come vedete è un audio molto buono, il telefono prende 4 tacchette, quindi con un ottimo segnale del telefono, provato con un P8. Questa cassa è disponibile in 8 colori: nero, blu, rosa, rosso, arancio, verde, giallo, grigio, turchese. Quindi il mio consiglio in definitiva, se vi serve una cassa portatile o comunque che non ingombri, questa cassa è consigliata. L'unico aspetto negativo che ho trovato è il cavetto un po' corto per la ricarica e il fatto della gommatura che lascia le impronte, ma questo è un dettaglio sorpassabile. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo video.